la vita, la ripresa, le difficoltà. Difficoltà ce n'erano per tutti, perché la miseria era regnante su tutte le famiglie, perché erano operai, ecco, su quattro ne lavorava uno solo. E poi, come si può dire, con la paga che c'era allora, non si poteva andare in campagna. C'erano solo Infatti da tutti tirare sulle maniche e lavorare lavoravano sempre. in campagna anche qua, Per forza, non c'era oltre che in fabbrica. altra scelta, perché, come si può dire, il popolo italiano era distribuito tutto da contadini e operai. E come dire, le leggi che c'erano anche una volta e che ci sono tuttora anche oggi, ecco, lo sfruttamento, ecco, di dire tu sei uno schiavo, ecco, devi lavorare, quando non ce la fai più ti do la solita pedata e ti mando via. Ecco, e la cosa era continua con la storia. E c'era arrivata la storia della guerra, che è venuto l'impulso di voler ribellarsi. Aggiungo soltanto, e poi mi dici, se non sei rimasta sono contenta, non rifai la domanda. Dici, però non ho capito che, e quello è bello, no? C'era un grande entusiasmo per la vittoria, c'era un grande entusiasmo. Si pensava di tornare tutti al lavoro nelle fabbriche. Le fabbriche erano tante, eh? Qui avevamo fabbriche per 2.000 dipendenti, anni guarda soltanto, 1.800 ne avevo contato, con i nomi delle fabbriche. Poi c'era tutta la Pirelli, tutto il vialone di Viale Sarpi, adesso andate là per vedere il film. Poi c'era la Falck, poi c'era la Breda, quindi tutti erano entusiasti, si torna a lavorare. E invece una grande delusione. Una grande delusione. Non si poteva subito lavorare. Perché non si poteva? Non per cattiveria di nessuno. In quelle fabbriche non si poteva più lavorare. Io aspetto, ripeto sempre le stesse cose finché tutti non sono attenti. Perché questo non lo troverete mai scritto nei libri. Perché tutta la produzione delle fabbriche dal 43 al 45 era indirizzata alla guerra, si costruivano soltanto armi. A Brescia, Campovolo, forse andate qualche volta là con la bicicletta in cascina, là c'era la fabbrica Breda che costruiva aerei, ma aerei da guerra. Nelle fabbriche si costruivano fucili, cannoni, carri armati, ma tutto per la guerra. E allora ci fu la grande delusione, grazie per la domanda, la grande delusione, non si poteva tornare a lavorare nelle fabbriche perché occorreva rimodulare, riconvertire per una produzione normale tutti i macchinari. E ci fu grande miseria, come per il 15-18 dopo la guerra, anche in questo periodo, nel dopoguerra, fino agli anni 50-55, ci fu una grande migrazione. Ci fu una grande emigrazione. E poi una cosa brutta per i partigiani. Una cosa brutta. Ah, e adesso perché stiamo arrivando a luglio, capito? Piano piano l'ha capito che. Vieni qua. Dai. Dai, siediti un attimo. Siediti un attimo. Allora. A consegnare le armi e no, molti di riguarda non furono d'accordo, non le consegnarono le armi, le nascosero. Dove le nascosero? Un po' in quella, come si chiama, Cade Pre, come cavolo, Spacca Pietre là, quella il deposito delle armi, quella là, no? Un po' in una cascina che è in Giuditta Pasta verso l'ospedale, la Pellicera, è vero Guido? No, Pellicera. la Pellicera, d'accordo. E le nascosero. Però ci fu chi fece la spia e le armi furono scoperte dalla polizia. E queste 11 persone, 10, 11, 7, 8, i nomi ce li ho di là nell'archivio, furono costretti a fuggire, furono condannati a 1, 2, 3, 5 anni di carcere
per non andare a San Vittore, fuggirono in Cecoslovacchia. Nel mio libro questo racconto c'è. Nel libro che ho scritto io questo racconto c'è. Fuggirono in Cecoslovacchia. Allora, la consegna delle armi fu una grande delusione, perché crearono altri disoccupati. Oltre chi lavorava, operaio, non poteva andare a lavorare perché ormai dovevano riconvertire la fabbrica, poi ci fu la delusione di quelli che dovettero consegnare le armi. Chi consegnava le armi da Piacenza? Da Piacenza addirittura. Da dove? Da Cremona. Da Cremona, da quella Cremona-Piacenza. Lui era giovanissimo anche lui, si chiama Dante. E grazie a Dante Reggi, la sezione dell'Ambi ancora là è aperta, perché lui sempre là, da anni. Quante volte ho detto anni? No. Allora, guarda, mi faccia così, lo dico una volta sola. Allora, perché Dante aveva questo compito di portare le armi. Dante, ce lo racconti tu? Sì, io sono... Dai vicino. Sì, io sono stato chiamato, sono della classe 1926, c'è stato un bando di consegnarsi alle caserme. Io non mi sono consegnato, sono stato dal giugno del 44 all'aprile del 45 sbandato, collegato solo con una... con un gruppo il quale mi ha armato, mi ha dato fucile, la bomba a mano per eventualmente gli ultimi giorni. Però gli ultimi giorni nella zona dove io vivevo non c'è stato un grande movimento e particolarmente non ho più partecipato a battaglie o che, solo a organizzare dopo quello che si doveva fare per recuperare quello che abbiamo detto, cioè la disoccupazione e tutta la situazione molto grave. Ecco. Questa è un po' la mia vita. Poi lui arrivava alla stazione centrale. Sì, io sono di Cremona. Era in campagna del Cremonese. Parte alla scuola, perché ho frequentato la scuola a Cremona, alla Punzone, che preparava i tecnici, e io infatti ho fatto 5 anni di tecnici, e poi gli anni finita la guerra sono venuto a Milano a cercare lavoro. Ho trovato lavoro, sono andato all'Alfa Romeo e all'Alfa Romeo ci sono rimasto per 10 anni. Dopo 10 anni sono andato a scuola, mi sono diplomato e ho avuto la possibilità. Del fucile, della pistola che avevi sotto la tuta. Non si poteva girare armati. Però bisognava avere qualche cosa di difesa. Infatti io ho sempre avuto la mia difesa con una pistola, viaggiavo, però era molto bottonato, perché anche gli ultimi giorni dove si doveva andare a fermare i tedeschi, nella zona dove ero io, i tedeschi passavano a destra e a sinistra e nella zona lì non sono passati. Non abbiamo avuto battaglie, non abbiamo avuto scontri. E finito l'ambiente, finito la situazione, mi sono messo a lavorare e poi sono venuto a Milano a cercare lavoro. Sono andato all'Alfa, mi hanno assunto come tecnico, mi hanno assunto come operaio. Ho fatto 10 anni l'operaio e poi ho fatto il tecnico. Comunque legato molto a quella che era la situazione, diciamo così, politica, produttiva, di quello. Guarda, che aspettiamo qualche altra domanda. Hai saltato la storia che avevi FIFA tanto e perché la pistola ce l'avevi, l'hai saltato, va bene. E lui la doveva consegnare, invece non la consegnava mai. Per difesa personale, è arrischiato, no, l'ha saltato, va bene. Allora, uno che mi dice, no, voglio fare una domanda. La domanda? Io lo vicino così, tanto anche per il mentore.
Volevo chiedere se è stato comunque una scelta difficile scegliere di schierarsi da una parte piuttosto che da un'altra. E comunque se conoscevate qualche persona o qualche amico che si è schierato dalla parte opposta, però comunque voi consideravate persone rispettose, cioè No, sì, 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 beh, degne di rispetto. è anche vero. È anche vero, è anche No, vero. perché Cozzani nel suo video in effetti dice, e poi anche quello che ha detto È prima il vero, sì. signor Carlo, che all'inizio non c'è stata una scelta vera e propria. È la È stata una situazione, è condizione. una Vero, condizione. Però è stata una scelta, perché avrebbero potuto scegliere dall'altra parte, no? E c'è chi ha scelto di andare dall'altra parte perché per opportunismo, per per tanti mancanza motivi. di personalità, ma c'è anche chi invece ha fatto quella scelta per convinzione, magari anche, ecco, era capire se avete conosciuto qualcuno che ha fatto la scelta opposta, non so, che è diventato repubblichino, e comunque però persone degne, non persone che l'hanno fatto. No, perché poi è successo quando diciamo così, è cominciata via i tedeschi, la situazione è cambiata, anche chi era avversario era stato tollerato, a meno che fosse stato proprio uno di quelli, allora quello veniva fatto fuori subito il 25 aprile. Mentre invece altri erano accettati, come chi tu vieni qui, ti ho dato la cartolina, devi andare soldato e non ci sei andato, o ci sei andato e sei schierato in quello che c'era, erano accettati amici come prima. Questa è una domanda che dà a noi una serie di spiegazioni. Io la rimanderei ad altri incontri, ma pure alla professoressa, quando il dramma di questa scelta della domanda arrivò l'8 settembre. Perché pensate, ragazzi, dalle scuole elementari fino alle medie, allora alle scuole superiori, sempre, in tutte le aule scolastiche c'era scritto credere, obbedire, combattere, credere, obbedire, combattere. Mussolini nel mondo, cioè tutte parole che osannavano per il bene della patria, la patria, la patria, la patria. Quindi c'erano ragazzi anche che ci credevano a queste cose. E pensavano a una versione che dice l'Italia era stata aggredita da. Quindi c'erano versioni diverse, ma questo dramma arrivò con l'8 settembre. E quindi ne parleremo. Anni guarda, molti che erano dall'altra parte furono lasciati liberi. Anni guarda, a Milano, da tutte le parti. Furono così la lotta si accese. Tra l'avversario, l'altro, non avversario, l'altro che aveva il fucile in mano. Quindi o moriva uno o moriva l'altro. E allora il dramma è venuto là. Ma il dramma interiore personale, la crisi morale, arriva con l'8 settembre. Viene una crisi in tutti, perché a un certo punto dice, la guerra continua. Ci fu l'armistizio, ma dice, la Inesperato. guerra continua. E allora che facciamo? Il re, questo non ce l'hai detto ancora, vero? Allora lo rimandiamo perché il dramma venne quando il militare con le armi in pugno voleva conquistare il mondo, perché così comandavano i capi, avevano conquistato la Grecia, avevano conquistato l'Africa, avevano conquistato da tutte le parti, e poi alla fine dice armistizio. Ecco, poi questo lo spiegherà la professoressa. Un'altra domanda se c'è? Perché poi facciamo un regalo ai partigiani con quella roba là, giusto? Ah, la Vieni. proiezione. Tieni vicino, se no la figlia è Ok. sordo, ho dimenticato la parete. In quel periodo si aveva la consapevolezza o anche solo la sensazione di vivere un'esperienza importante? Si avvertiva una tensione ideale che dava la carica, che faceva affrontare i pericoli, se necessario anche la morte. Non lo chiedo a lui, però questo è un'emozione, C'era anche quello. perché veramente pensate,
Da Niguarda, siamo a Niguarda. Poi vi chiedo se mi date tutte queste domande. Me le date tutte, vero? Io vi do qualcosa a voi. La domanda me la grida una voce senza leggere. Succo, qual è? Vuoi sapere? Beh, se si aveva la consapevolezza e la sensazione di vivere un'esperienza importante. Posso veramente rispondere? Perché per quello che ho conosciuto io, anni guarda, il gruppo che ho conosciuto io, quindi abbiamo due e tre, c'era consapevolezza. In un primo libro che ho scritto, che poi darò alla professoressa in missione, perché è rimasta la copia sola, io ho intervistato 600, quasi tutti i guardetti ho intervistato, per fare quella domanda là. Ma cosa ti ha spinto? Eri consapevole che tu andavi incontro alla morte. Queste donne sono meravigliose, le nostre nonne. Sono meravigliose, perché mentre altri erano sulle barricate, cosciente come grigi, consapevolezza, loro devono preparare da mangiare, erano i turbanti, vanno chissà torna stasera, sarà ucciso, non sarà ucciso. Ma qui a Niguarda c'è stato un gruppo di consapevolezza. Ho risposto solo brevemente così, poi risponderemo meglio, per iscritto ti risponderò. Anzi a tutti quelli che hanno preparato le domande. Chiederò ad altri partigiani di Niguarda che adesso sono assenti. Come andiamo con i tempi? Perché dobbiamo 10 minuti. Ci sono ancora una domanda? Beh, chi è che deve fare la domanda? Chi è che fa la domanda? Oh, ma che fai? Le macchiette là non fanno domande? Eppure attenzione ai ragazzi. Quindi mi rivolgo soltanto ai ragazzi questa volta. Voi avete una responsabilità, come le ragazze. C'è scritto nella Costituzione. Abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. Però nella Costituzione, uno degli articoli che tra poco leggeremo, c'è scritto anche che... Posso? C'è scritto anche che ognuno deve dare il meglio di se stesso per meritare un riconoscimento da parte della famiglia prima di tutto e poi da parte della società. Se i ragazzi fanno questa figuraccia di non impegnarsi in queste cose, poi saranno gli ultimi anche nella vita. Adesso quel signore là al computer se potrebbe dire che gli operai comuni non servono più a nessuno. Quindi se voi non... No, sto parlando in generale. È vero o no? Quindi coinvolgiamo anche te. Vuoi dire qualcosa su questo concetto? Perché sei un amante del... Quindi se non siamo tecnici, ma non basta essere tecnico, bisogna essere colti. Cioè sapere il mondo, mi giro dove sono e perché sono. Ecco perché l'altra volta abbiamo letto le lapidi e cosa ci trasmettono le lapidi. Quindi io raccomando al ragazzo la prossima volta di farsi onore. C'è qualcuno che fa la domanda? No, Tecla aveva preparato una domanda, si vergogna, ma non c'è motivo. No, che vergogna, siete tutti i miei nipoti, anzi. Oggi sono diventato, dopo un anno, il bisnonno, un anno, dove va? E oggi mandiamo sabato, vero? Di casa. Bisnonno, ma un anno fa, oggi è un anno, auguri a lei, chiama Desiree, vero? No, là sono amici di famiglia. Dai, prendi, grida forte. Quanto ha contato, figura di donna, Aniceto, che la definisce un partigiano, siete più che un parete partigiano. Brava, aspetta, che adesso l'hai caputo io. Quanto ha contato la figura di donna Aniceto, che lei definisce un partigiano prete, più che un prete partigiano? Ah, questo era proprio per Colzani. Sì. Vabbè, però... Veramente, siccome io Colzani è stato...
sempre con noi, con Dante, quindi ha potuto andare tanto lui nelle scuole. L'ho sentito molte volte rispondere a questa. Perché lui ha creato proprio un gruppo, un gruppo di azione, diceva, un gruppo di azione. Allora, io do la mia versione. Poi Carlo, cioè, Don Aniceto, è stato un prete partigiano o un partigiano prete? No, era solo prete partigiano. Era una persona, diciamo così, di cuore che aiutò tutti. Quando c'è stata l'insurrezione, lui si è messo anche in parte con un gruppo di partigiani, perché c'erano le casermette che ci sono di dietro della fabbrica del tabacco qua sulla testa. Dai, viene vicino che là. Ecco, cosa è successo? Lui, con Colsani e altri gente, sono andati dentro per fare una combinazione di resa, ecco, senza avere la lotta e combattere. E quelli là, insomma, in poche parole, ci hanno dato. Ma tu riesci a cogliere, caro? Prete partigiano o partigiano prete? Riesci a cogliere questa roba? A mio parere è solo prete. È solo prete. Va bene, e partigiano è una parola molto diversa. Perché partigiano è uno che va. Invece il prete ancora oggi va, ma per dare consigli. E andò in questa casermetta, in questa caserma piena di fascisti, a dar consigli. Arrendetevi, lasciate le armi, altrimenti arrivano i partigiani e c'è una carneficina. Sto parlando di Viale Susano. Quindi lui fu il prete anche in quel momento. Fu solo prete, dice Carlo. Sì, e ha ragione prete. Carlo. Perché i preti ancora oggi portano conforto. Può bastare? Non è rimasta con... Perché è un po' diverso da quello che dice Colzani. Ognuno, qui, anche perché ognuno ha la sua testa, ognuno ha la sua... Perché per noi, io sono d'accordo con Carlo, il partigiano è quello che ha le armi e va. Il prete partigiano è proprio quello che è armato. Ci sono stati, farò una ricerca, vi darò dei preti partigiani, col fucile, ma specialmente nell'America Latina, Però anche noi andiamo a Trieste e andiamo in un posto dove sembra ci sia stato Don Mazzari. Don Mazzari, noi andiamo ci sono dei preti che hanno preso le armi. In una struttura ricettiva, insomma, in una specie di convitto, ecco, che è stato fondato da questo Don Mazzari, che era un partigiano. Così quindi, ho un prete col fucile. Quello si potrebbe... Lei è che è andato qualche volta a Trieste? Sì. E che giorno era? Nel centro, via Piazza o via Leone. Perché io a Trieste ci sono stato un anno e mezzo. Sono prigioniero? No, per lavoro. Per lavoro. E come si può dire, ecco, c'erano delle brave persone da lì, no? E poi la famosa Risiera. E andiamo a visitare la Risiera. Ecco, diciamo così che lì era, diciamo, il porto dell'eccidio di tutte le persone. Uccidevano le persone, sì. Poi le bruciavano e così via. Questo non leggiamo nulla, che devono scoprirlo loro. Su questo non leggiamo nulla. Allora, chi è che voleva ancora una parola? Perché vi devo dare io.